Abbiamo il piacere di avere qui con noi anche l'avvocato Simone Alipandi. Simone, oltre ad essere un amico con cui collaboro da tanti anni, è un attivissimo divulgatore nella materia di copyright e delle licenze Creative Commons. Visto che nelle prime due presentazioni sulla piattaforma sono venute emersi alcuni dubbi sulla pubblicazione, per come presenteremo poi più avanti, questa piattaforma consente ai docenti che hanno elaborato dei materiali di pubblicarli con licenza Creative Commons a tutti gli effetti. Allora, l'idea è che proporremo, adesso Simone ce ne parlerà, il 28 di maggio un evento di formazione in cui lasceremo attestato di partecipazione. Proprio legato ai diritti d'autore e alla pubblicazione di materiali e alla didattica a distanza. Lascerei la parola, all'avvocato Simone Alipandi. Simone. Buongiorno, datemi conferma che si senta bene. Si sente bene, ok. Buongiorno a tutti, grazie Alberto per questa presentazione e grazie a tutti voi per fare sempre iniziative super innovative nel campo della didattica. Veramente sono ammirato. Con Alberto beh, abbiamo un passato anche di un libro su argomenti legati proprio alla innovazione nella didattica. E in quel capitolo, in quel libro, io ho procurato un capitolo in cui dicono Alberto di condividere lo schermo. Devo condividere lo schermo io? No, no. Ah no, Alberto condivide lo schermo, ok. No, in quel libro io ho scritto un capitolo proprio sulla gestione della didattica, scusate, del diritto d'autore all'interno della didattica. Perché giustamente il docente si scontra quotidianamente con questioni di diritto d'autore, sia perché deve gestire il proprio diritto d'autore, nel senso che crea contenuti, insomma, la tecnologia ora pone sfide interessanti ai docenti, quindi li mette nelle condizioni di poter creare contenuti a volte anche particolarmente raffinati e originali, e quindi si pone il problema di come un docente possa tutelare il proprio diritto d'autore. E nello stesso tempo il docente che invece magari ha uno spunto meno spirito di iniziativa creativo, ma comunque ha diciamo, un rigore didattico e questo lo spinge a prelevare da altre fonti per motivare le sue teorie, per spiegare agli studenti come funzionano alcuni concetti, quindi deve sapere ogni volta che attinge da altre fonti, quindi da libri, da siti web, da banche dati di immagini o video, come può trattare le opere, appunto, i cui diritti d'autore appartengono a qualcun altro. E quindi abbiamo queste due questioni. C'è una rivoluzione in cui ci troviamo immersi in questi mesi, più o meno volenti, più o meno consapevoli, ha portato molti, molti soggetti che prima invece facevano un'attività didattica più tradizionale, più classica, quindi legata alla didattica in aula, ha portato questi soggetti a rivolgersi invece ai loro studenti attraverso la rete, e rivolgendosi ai loro studenti attraverso la rete si sono accorti che questo innesca una serie di interrogativi e di problemi che normalmente l'attività didattica classica fatta in aula di fronte a 20, 25, 30 studenti non poneva. E in effetti in questi ultimi mesi mi sono arrivati, io faccio, come ha detto Alberto, sono un avvocato, quindi faccio anche consulenza più classica, oltre che fare attività di divulgazione e di formazione. Però ecco, mi sono arrivate tante richieste di consulenze da parte di fondazioni, di scuole anche, di docenti, qualcuno che si è posto il problema e ha capito che è cambiato un po' il contesto. Niente, quindi credo che sia fondamentale dare ai docenti, ma anche ai dirigenti, cioè anche a tutti coloro che si occupano di didattica in senso più ampio, anche quindi ai formatori, a coloro che fanno il mestiere che faccio io, cioè non fanno lezione in aule, diciamo, all'interno della scuola istituzionale, della scuola pubblica, ma fanno attività di formazione, perché alla fine l'esigenza didattica è la stessa. È importante dare loro, secondo me, dei punti saldi, dei principi generali di diritto d'autore. È chiaro che non tutti hanno una formazione giuridica, quindi il docente che viene da una formazione, che ne so, letteraria o matematica, scientifica, non ha tutti gli strumenti per comprendere le norme che spesso sono scritte in modo molto complesso in materia di diritto d'autore, quindi in un paio d'ore
l'incontro che abbiamo previsto per il 28, cercheremo di dare appunto questa infarinatura. E poi ci sarà un focus nella seconda parte sulle licenze Creative Commons, che sono uno strumento innovativo, in realtà ormai esistenti da, più di, da circa 18 anni, quindi ormai sono diventate maggiorenni circa quest'anno, sono in giro proprio dal 2002, quindi quest'anno diventano maggiorenni. E quindi uno strumento che non così nuovo, ma comunque innovativo per la gestione del diritto d'autore. E capiremo appunto come un docente può applicare le licenze Creative Commons ai propri contenuti e nello stesso tempo come un docente può utilizzare contenuti che sono stati precedentemente rilasciati da qualcun altro con licenze Creative Commons. Chi non potesse essere presente il 28, io mi auguro che ci sarà un'ottima affluenza, un'ampia affluenza, può andare a leggere il capitolo che trova all'interno del libro Didattica 2.0, che si può scaricare liberamente l'intero libro, c'è anche il contributo di altre persone che vedete qua, ad esempio Marzio Rivera, e quindi vi auguro, vi invito a leggerlo e mi auguro appunto che sia sufficientemente chiaro, se non è quel capitolo in 18-19 pagine cerca di dare una panoramica, però appunto se sarete con noi il 28 avremo modo innanzitutto di farlo con uno strumento più potente che è quello del webinar, delle slide, magari di qualche video che vi farò vedere e soprattutto di poter fare qualche domanda, perché sono sicuro che molti dei docenti, molti dei dirigenti scolastici avranno alcune curiosità su appunto la gestione del diritto d'autore in ambito didattico che ovviamente non possono trovare risposta in un capitolo di un libro, ma sono esigenze magari un po' più concrete e quindi ci sarà l'occasione di farle. Abbiamo almeno così mi ha raccomandato Alberto di tenere il seminario nell'arco dell'ora e mezza proprio per avere spazio, un ampio spazio verso la fine di circa di almeno mezz'ora piena per diciamo, dialogare con i partecipanti su questioni concrete. Questa è un po' la questione. Se ci sono suggerimenti, osservazioni, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, chiedere qualcosa, sono a disposizione. No, bene. Ok. Bene Simone, Ho grazie. detto. No, grazie, hai spiegato molto bene. Ecco, allora vi ricordo il 28 di maggio dalle ore 16 alle ore 18 sul sito di OpenDAD che poi andremo a vedere, è già presente il modulo per potersi iscrivere al tuo seminario di formazione in cui verrà rilasciato, come dicevamo, un regolare attestato di partecipazione come percorso di formazione valido per il personale docente. Ottimo. Stiamo cercando di organizzare anche un altro seminario di formazione su un'altra tematica estremamente interessante, coinvolgendo Alberto Audizzone sull'accessibilità e quindi sul costruire percorsi didattici che siano accessibili. Quindi questi due momenti potrebbero connotare prima. E l'idea anche con questi esperti è di continuare la collaborazione, cioè questo sarà un primo incontro di formazione con Simone Alipandi, a cui ho chiesto di fare da esperto e consulente per quanto riguarda la piattaforma OpenDAD. Darei adesso, quindi La piattaforma che è a sua volta sotto licenza Creative Commons, quindi assolutamente sì, è una la piattaforma piattaforma è solenne. già un esempio di quello che noi andremo a spiegare. Esattamente, sì, abbiamo proprio puntato forte su quello, come spiegheremo poi tra poco presentando le funzionalità della piattaforma. Grazie Simone, quindi. Grazie, grazie a Grazie, tutti, grazie, ci ciao. vediamo.